Buongiorno, siamo con Gabriele Piccini, Country Chairman Italia di Unicredit. Ecco, alla vostra rete finanziaria di Unicredit si è aggiunto un nuovo servizio, quello della consulenza immobiliare. Ci può spiegare di cosa si tratta? Sì, noi abbiamo ben presente che il grande patrimonio dei nostri clienti non sono le liquidità che hanno presso di noi, ma il patrimonio complessivo che somma le liquidità che hanno presso di noi con il loro patrimonio immobiliare. E quindi quando io faccio oggi una consulenza solo sulla parte della liquidità che ha presso di me, faccio una parte della consulenza e spesso posso anche fare degli errori nel consigliare determinati prodotti. Per questo motivo noi lanciamo una consulenza su tutto il patrimonio del cliente e quindi allargandola anche al patrimonio immobiliare. Sono diversi i prodotti oggetto della consulenza immobiliare, dalla carta d'identità del patrimonio immobiliare al fascicolo casa, alla raccolta di manifestazioni di interesse per la compravendita o per l'affitto. Fatto questo, le manifestazioni di interesse noi le convogliamo su una società che il gruppo ha costituito appositamente per gestire queste manifestazioni di interesse, che si chiama Unicredit Subito Casa, che attraverso anche una rete di agenti selezionati su tutto il territorio, oggi sono circa 500, porta avanti le attività di compravendita o di affittanza. Ecco, in questo nuovo servizio c'è bisogno di una ulteriore certificazione per la vostra rete finanziaria o non... Noi stiamo facendo corsi a tappeto a tutti i nostri direttori di agenzia e a tutti i nostri consulenti ai patrimoni dei clienti, ci avvaliamo di consulenze specifiche, no? Professionali, diamo un certificato nostro ai consulenti in modo tale che abbiamo la certezza che il servizio di consulenza venga svolto nel modo più professionale possibile. Senta, progetto open di Unicredit, a che punto siamo? Lo vede oggi, noi abbiamo fatto una conferenza stampa in un'agenzia, no, con 50 giornalisti davanti a me, seduti a fianco c'erano i miei consulenti e mentre noi facevamo la conferenza stampa i nostri consulenti, avete visto, andavano tranquillamente, i clienti andavano tranquillamente dai nostri consulenti a chiudere operazioni. Il reclutamento? Più open di così si muore. Per quanto riguarda il reclutamento di questi professionisti nel progetto open, ci sono obiettivi per quest'anno, quali sono? Noi diciamo progetto open, al di là dei professionisti che reclutiamo per Unicredit Subito Casa, è un progetto che riguarda le nostre agenzie. Le nostre agenzie cambieranno tutti i layout, vedete, non ci sono più barriere, no? Non ci sono più ruoli rigidi, per esempio qui non ci sono cassieri, uno entra e va da qualsiasi consulente e svolge le sue attività. Molta tecnologia, ti puoi fare tutto da solo, te lo puoi fare da casa, ma te lo puoi fare in agenzia, come vedete. Nuovi prodotti di tutti i tipi, non vendiamo solo i prodotti tipici bancari, abbiamo uno scaffale prodotti molto importanti per quanto riguarda la tecnologia, no? Tutte le apparecchiature digitali, i telefoni, i tapirulan, abbiamo un prodotto, negozio vero e proprio aperto così, in modo tale che i nostri clienti possano comprare beni di qualsiasi tipo, no? Adesso allarghiamo la consulenza immobiliare. Siamo convinti, diciamo, con questo di cambiare decisamente la reputazione che le banche hanno verso il cliente. Un'ultima domanda, Pioneer Santander cosa ha fatto, cosa cambierà per voi? Pioneer Santander, c'è un accordo tra le due parti, si sta lavorando sull'implementazione, per noi Pioneer è una meravigliosa società che ha gestito molto bene il patrimonio delle nostre famiglie, sono convinto che continuerà a farlo in futuro perché è piena di professionisti di grandissimo valore. Grazie a Piccini di Unicredit.